Ehi, ci siamo. Buonasera. Intanto che aspettiamo il professore, se mi potete dare un feedback, se mi sentite, mi vedete, tutto a posto per quanto riguarda la parte tecnica. Stiamo per connetterci con il nostro ospite di stasera. Benissimo, ecco qua. Non ti sento più. Eccoci. Buonasera professore, mi vede, mi sente? Io la Ah, sento. buonasera, perfetto, allora io vado con le presentazioni. Buonasera a tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento di Virtual Studium di domenica 26 aprile e l'ospite di questa sera è il professor Tiziano Bonini, docente di Sociologia della Comunicazione presso il DISPOC, Dipartimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. L'argomento di questa sera è un argomento molto molto attuale e parleremo appunto in sua compagnia delle piattaforme digitali, andando un po' a riferirci, a fare riferimento agli esempi come possono essere ad esempio Netflix o Spotify, ma come ci spiegherà il professore ne esistono tante altre. Ma prima di partire appunto andando a parlare di Netflix e Spotify, facciamo anche un piccolo passo indietro e un po' spieghiamo anche al pubblico cosa è una piattaforma, che magari è un concetto che non tutti hanno ben presente. Beh, come vedete, un saluto a tutti e grazie di star partecipando a questo incontro di domenica pomeriggio, così gratuitamente. E, ho messo i libri di sottofondo per dare il tono e la tipica cosa che fa ogni professore quando si mette con i libri sullo sfondo. Che cos'è una piattaforma? Qui potremmo starci molto a parlare. Tu chiedi risposte brevi e questi sono incontri molto divulgativi. Però potrei partire dal 1546, che è la prima volta in cui un matematico italiano, Niccolò Tartaglia, parla di piattaforma, usa la parola piattaforma per indicare una superficie piana di varia estensione. Perché parto da così lontano? Non ci staremo le ore, ma perché è importante sottolineare la radice architettonica di questa parola piattaforma, di questa superficie piana di varia estensione, perché rimanda questa parola ancora oggi a un concetto abbastanza neutrale, no? Una superficie piana dove salgono diverse persone. La superficie di per sé non conta, potrebbe ospitare differenti persone. Ed è quello che fanno oggi o dicono di fare le piattaforme. La prima volta che viene utilizzato questo termine in ambito da parte di un sito internet è nel 2006 quando Google compra YouTube. Google compra YouTube nel 2006 e nel suo comunicato il suo comunicato stampa in cui annuncia questa acquisizione parla di una piattaforma di distribuzione per creatori di contenuti e piccoli inserzionisti pubblicitari. Cioè YouTube viene descritta per la prima volta da Google come una piattaforma, un luogo, uno spazio, una superficie piana sulla quale possono montare creatori di contenuti e inserzionisti pubblicitari. No? È un luogo d'incontro che mette insieme gli inserzionisti da una parte e i creatori di contenuti dall'altra. È Google che per prima descrive questo sito internet, perché a tutti gli effetti YouTube era un sito web, come piattaforma. Perché vuole descrivere, e questo non lo farà soltanto Google, ma lo fanno Facebook, lo fa Twitter, lo fanno tutti quelli che poi diventeranno noti come social network, sono loro stessi a descriversi per primi come piattaforma per insistere su questo aspetto di neutralità della piattaforma, no? Loro sono delle aziende tecnologiche, si presentano come aziende tecnologiche e non come comunicazione o mezzi di comunicazione di massa, delle aziende tecnologiche che hanno sviluppato delle tecnologie neutrali che servono o servirebbero per mettere in comunicazione, per far incontrare attori differenti, che possono essere, nel caso di YouTube, chi crea dei video e chi li consuma e chi mette inserzioni pubblicitarie, o nel caso di altri siti web come Facebook, no? Attori che sono, sì, di nuovo, sempre investitori pubblicitari,
utenti e produttori di contenuti nel caso di post. Instagram, Twitter sono le stesse cose. La stessa cosa è anche un po', è molto simile, oggi parliamo di piattaforma per descrivere tanti diversi siti o servizi web come Uber, come Deliveroo, Foodora, Just Eat, o Airbnb, che è uno dei più conosciuti, Spotify, Netflix. Perché sono tutte piattaforme? Perché se 10 anni fa parlavamo di siti, qualche anno fa parlavamo ancora di social media, di social network. Non tutti sono social network. Airbnb non è espressamente un social network, Uber non è un social network, Facebook e Twitter lo sono. Tutti insieme però sono delle piattaforme. Allora, se noi smettiamo di pensare per un attimo dal lato, ci togliamo gli occhiali di Google o di Facebook, non guardiamo queste piattaforme dal punto di vista di Google o di Facebook, che si presentano come attori neutrali, capaci di mettere in comunicazione semplicemente dei puri intermediari, no? Che cos'è l'intermediario? Uno che si frappone, sta in mezzo fra due persone e fa da intermediario, ma si propongono come intermediari estremamente neutrali. Per esempio, Facebook si è sempre dichiarato, anche perché poteva farlo, la legge americana glielo permetteva, e glielo permette tuttora, si è sempre dichiarato un puro intermediario di contenuti, no? Non è responsabile dei contenuti che passano, su Facebook. Così come una compagnia telefonica non è responsabile del fatto che noi in questo momento, sfruttando il telefono, o facendo una chiamata attraverso la Team, ci aggrediamo verbalmente, no? O io la insulto verbalmente, no? La Team non è responsabile di quello che diciamo. Così, allo stesso modo, Facebook non è responsabile per i contenuti che gli utenti, pubblicano. Certo. Facebook si è dotata internamente di un termine di servizio aziendale privato, di un contratto che stabilisce con gli utenti, e se gli utenti violano il proprio contratto privato, allora sì che può togliere i contenuti, molto, lo sapete tutti, no? Può bannare alcuni utenti, ma è tutto queste azioni di moderazione della piattaforma, sono tutte, non sono degli obblighi che la piattaforma ha nei confronti della società, sono dei modi che la piattaforma, degli strumenti di cui si dota la piattaforma per governare, per far sì che Facebook non diventi, no, semplicemente un luogo caotico dove ci sia di tutto. Oggi, tanto per dirvi quanto non sono neutrali queste piattaforme, oggi Facebook ha più di 12.000 lavoratori nel mondo che quotidianamente, in questo momento, mentre stiamo parlando su Instagram o mentre stiamo scrivendo su Facebook, tolgono, moderano, ripuliscono, e fanno sì che pochi secondi dopo che un contenuto violento o che viola i loro termini viene caricato, è subito scaricato e tolto. Quindi questo è il lavoro né più né meno di un editore. Cosa fa l'editore? Seleziona e decide cosa può essere pubblicato e cosa no. Facebook lo fa non come lo facevano gli editori tradizionali, cioè ex ante, decidendo prima se un libro vale la pena di essere pubblicato oppure no, ma lo fa ex post. Una volta che il contenuto è pubblicato, in pochi secondi alcuni algoritmi detengono, rilevano se quel contenuto viola qualche termine di servizio oppure no. E passano, se non sono sicuri, passano la palla a dei lavoratori umani che verificano se quel contenuto può rimanere online oppure no. Quindi ci sono tanti modi di esercitare un controllo, un potere sui contenuti che vengono pubblicati. Quindi questo è già un esempio della non neutralità di queste piattaforme, che non sono semplicemente degli intermediari che mettono insieme delle persone e lasciano che queste persone interagiscano. Se fossero neutrali, lascerebbero che queste persone interagissero tra loro senza nessun tipo di intervento. Bene, ci sono due autori, in particolare Joze van Dijk, che è una sociologa olandese, insieme ad alcuni suoi collaboratori, ha scritto questo libro che vi consiglio, Platform Society,
in cui definisce esattamente che cos'è una piattaforma oggi. Non è più un sito web, non tutti i siti web sono delle piattaforme, ma sicuramente alcuni siti web lo sono. Quali sono le caratteristiche di un sito web per essere anche considerato una piattaforma? Secondo Van Dijk e i suoi collaboratori, è una piattaforma se questa architettura è programmabile, quindi c'è del software sotto, è alimentata da dati, questa è la cosa principale. Se non raccoglie dati, se non analizza e costruisce senso intorno ai dati degli utenti, non è una piattaforma. I dati sono l'aspetto centrale dell'esistenza della piattaforma. Una piattaforma raccoglie dati, Facebook raccoglie dati su di noi, Airbnb raccoglie dati su di noi, Instagram lo fa, Spotify lo fa, vedremo poi Netflix lo fa, vedremo che tipo di dati. Oltre ad essere alimentata da dati, così come una macchina è alimentata da benzina, una piattaforma è alimentata da dati, è automatizzata da algoritmi. Se esistono algoritmi, è una piattaforma. Se non esistono algoritmi, non è una piattaforma. Il sito web dell'Einaudi online, dove c'è un catalogo che presenta i libri pubblicati ed è un sito governato da umani che tolgono e mettono contenuti a seconda della loro novità, non è chiaramente una piattaforma. Lo è, ad esempio, Amazon, dove i contenuti, i libri che vi vengono suggeriti sono libri suggeriti attraverso un algoritmo che analizza la vostra storia, il vostro consumo precedente. Avete letto questo, avete letto quest'altro, e allora si presume che se siete molto appassionati di libri di storia potreste essere interessati a quest'altro libro di storia. Ma questa selezione, questo suggerimento non arriva dal lavoro di un umano che capisce il vostro pattern di consumo, no? Il vostro schema, ma è il lavoro di un algoritmo. Quindi abbiamo detto c'è bisogno di dati, c'è bisogno di algoritmi, c'è bisogno che il rapporto tra gli utenti della piattaforma e la piattaforma stessa sia formalizzato attraverso un rapporto di proprietà, cioè questa è un'azienda privata che detiene gli algoritmi, i dati e i software che fanno funzionare la piattaforma ed è governata attraverso termini di servizio. Che le piattaforme siano solo private non è assolutamente vero, nel senso che possiamo anche immaginare delle piattaforme pubbliche, di natura pubblica, ad esempio, o di natura statale. In Cina il corrispondente di Spotify o il corrispondente di Facebook sono delle aziende di proprietà statale. Nel resto del mondo le aziende, le piattaforme sono quasi tutte private, però potrebbero esistere anche delle piattaforme alla modello europeo che sono di proprietà di aziende pubbliche, come ad esempio una piattaforma sviluppata dalla Rai o dalla BBC. Quando voi utilizzate Rai Play per ascoltare un video, per riguardare un film, state utilizzando una piattaforma pubblica che usa algoritmi, raccoglie dati, ma che non è finalizzata alla produzione di profitto. Questo in breve, diciamo, no? Se mi hai chiesto che cos'è una piattaforma, ci ho messo un po', ma ci sono arrivato. Bene, noi intanto ricordiamo che chiunque avesse dubbi, commenti può tranquillamente scriverceli appunto nell'apposita chat e noi andremo poi a leggerli e a commentarli insieme. Ma insomma, per entrare un po' anche più nell'argomento, noi abbiamo citato anche un po' riprendendo i temi della locandina, una piattaforma come Netflix che più o meno si può considerare di pubblico dominio in quanto in tanti la conoscono e in tanti, ma non troppi, la utilizzano. E quindi ecco, com'è che agisce Netflix, insomma, soprattutto anche in un periodo come questo di lockdown, dove dovendo rimanere chiusi in casa, immagino che il consumo di queste piattaforme sia notevolmente aumentato. Beh, sicuramente è aumentato il consumo in generale di tutti i media, dalla radio alla televisione, anche alle piattaforme streaming. In generale c'era un dato della settimana scorsa che diceva che alle 9 di sera in Italia il traffico dati è aumentato quasi del 50% in quest'ultimo mese. E Netflix in particolare nel mondo aveva già circa 160 milioni di abbonati e soltanto nei primi 3 mesi del 2020 ha raccolto 15 nuovi milioni di abbonati.
ed è stata una crescita molto superiore alla media degli ultimi mesi, dell'ultimo anno. Quindi Netflix è sicuramente una delle, insieme ad Amazon, una di quelle aziende che escono ancora più rafforzate da questa crisi economica portata dal Covid o dalla gestione del Covid. Quindi sicuramente c'è un aumento dei consumi di Netflix, di Spotify, di tutte le piattaforme web, e però questo porta, come dire, a delle conseguenze questo aumento di consumo, perché abbiamo detto che queste piattaforme non si percepiscono come dei media. No? Si presentano come delle aziende tecnologiche, non si vogliono mettere nel mercato, nell'industria dei media, ma in realtà lo sono. Netflix, Spotify, Facebook hanno a che fare con l'editoria, il cinema, la televisione, l'industria musicale, con tutte le industrie culturali precedenti e le trasformano. Le stanno letteralmente trasformando. Stanno trasformando il cinema, stanno trasformando la televisione. Netflix ha un impatto sulla televisione e sul cinema, sulla produzione cinematografica e di film, sul consumo di questi contenuti. Spotify sta trasformando completamente l'industria musicale. Facebook ha trasformato insieme a Twitter l'industria del giornalismo, dell'informazione, nel bene e nel male. Ci sono molti aspetti positivi e negativi, però se noi diamo per scontato quindi che non sono intermediari neutrali, che nessuno di loro è un intermediario neutrale, vediamo che il fatto che alcune aziende si trasformino in degli intermediari predominanti o che tentano di diventare intermediari predominanti all'interno di una data azienda, di un dato mercato, questo pone dei problemi non tanto commerciali, ma sociali, culturali. Facciamo l'esempio, rimaniamo su Netflix. Netflix al momento, è vero che ha preso 15 milioni in più di abbonati in tutto il mondo, in Italia aveva prima del lockdown circa 2 milioni di abbonati. Sono dati non proprio, non facili da reperire, non pubblici, Netflix non li pubblica, quindi ci sono un po' di fonti che dicono che siamo intorno ai 2 milioni di abbonati. In Italia forse saremmo arrivati a 3 milioni, considerate anche che gli account vengono utilizzati da tutta la famiglia. Vengono condivisi con altre persone, quindi possiamo immaginare 6, 8, forse un massimo, un bacino di utenti di 10 milioni di abbonati. Ecco, considerate che invece la app e la piattaforma della Rai, Rai Play, per quanto problematica o magari non perfetta nel suo design, raggiunge circa, è utilizzata da circa 15 milioni di persone. Come almeno una volta nella vita 15 milioni di persone hanno usato questa piattaforma. Quindi stiamo parlando ancora di un modo di consumare contenuti audiovisivi che non è dominante, ma fa parte di un ecosistema di piattaforme dove lo streaming sta diventando importante, anche se non è oggi, magari per un ventenne sì, ma per la totalità della popolazione il consumare contenuti audiovisivi in streaming non è ancora la cosa più comune, no? C'è ancora un dominio della televisione guardata in diretta e non on demand. Quindi Netflix è ancora un contenuto di nicchia, è ancora un tipo di consumo, una pratica di consumo che potremmo definire appartenente molto, soprattutto a quella classe medio-alta, alla classe cosmopolita, alla middle class cosmopolita occidentale, che ha una carta di credito, ha una connessione a internet abbastanza veloce e mediamente parla, no, delle lingue straniere, perché poi quello che offre Netflix, oltre a tanti sottotitoli, però ha tanti contenuti non italiani. Abbiamo fatto un'analisi del catalogo di Netflix, che è composto da circa 3.000 titoli, anche se cambia continuamente, e il 60% dei titoli proviene dagli Stati Uniti. Ed ha una prevalenza, pensate che il 70% di tutti i titoli che stanno su Netflix appartengono al periodo successivo al 2014, cioè non esiste catalogo storico su Netflix, troverete soltanto gli ultimi film, le ultime produzioni. È come avere una casa editrice che vi propone soltanto libri pubblicati negli ultimi 5 anni.
Ecco che questo ha, diciamo, un effetto sulla cultura. Se Netflix diventa l'intermediario principale dell'accesso al contenuto audiovisivi, immaginiamo un mondo un po' distopico dove tutti guardano soltanto Netflix, ci dimentichiamo completamente di un catalogo, di una produzione culturale che esiste nell'ambito del cinema, che risale a 50, 60, 40, 30 anni fa, anche dal punto di vista della diversità, non soltanto della diversità dell'offerta, ma diversità di genere, il 60% dei titoli di Netflix ha come protagonisti maschili. Quindi c'è anche un predominio della rappresentazione del mondo con protagonisti soprattutto maschili, no? Dove le donne hanno un ruolo minore. Questo non è soltanto un problema di Netflix, in realtà è un problema dell'industria cinematografica nel suo insieme. Però per dire, chiaramente Netflix oggi è uno degli attori, quindi noi guardiamo, abbiamo tante fonti ancora, c'è una certa pluralità. Ma nel momento in cui queste piattaforme diventano dominanti in alcuni mercati o anche soltanto in alcuni settori demografici, pensiamo alla fascia dei 20-30 anni che guarda solo Netflix, no? L'accesso ai contenuti culturali o la produzione audiovisiva del mondo è tutta mediata, tutta delegata a Netflix e ai suoi algoritmi. Beh, però ad esempio noi facciamo un confronto con Spotify, questi diciamo, contenuti più recenti, diciamo, questo fenomeno dei contenuti più recenti noi non l'abbiamo, in quanto comunque su Spotify è possibile trovare anche contenuti di artisti, mi viene in mente banalmente i Beatles, che sono comunque musica degli anni 60, quindi in un certo senso questa cesura temporale Spotify non l'ha attuata, a differenza magari di Netflix, ma o comunque sempre rimanendo nell'ambito dei contenuti audiovisivi, anche Amazon Prime è già più semplice trovare dei contenuti, magari film, tra virgolette, classici rispetto appunto a Netflix. È vero, Amazon, proprio per differenziarsi da Netflix, ha dato accesso a un catalogo di contenuti molto più ampio. Anche se, insomma, siamo lì, abbiamo fatto un'analisi anche lì, sì, ci sono dei film vecchi, ma tendenzialmente la proposta è molto nuova. Su Spotify hai ragione, da una parte Spotify ti dà accesso a 40 milioni di brani, che sono tutti brani che risalgono, che attraversano la storia della musica. Però il modo in cui Sole, l'abbiamo persa. Ok, c'è stata una Sì, era una chiamata in perfetto, corso ci che ho risiamo. buttato giù. Il 70%, dicevamo, dell'utilizzo di Spotify passa attraverso il consumo di playlist e non tramite la ricerca attiva di. Il 70% del consumo su Spotify passa attraverso le playlist e non il consumo attivo, la ricerca attiva di album, dei Beatles, ok, magari c'è qualcuno molto appassionato che va a cercarsi alcuni album, ma l'utente medio su Spotify, normalmente dai dati che sono stati, dalle ricerche che sono state fatte, viene fuori che l'utente medio su Spotify ascolta la playlist che gli suggerisce Spotify. Le playlist suggerite un po' in base al proprio consumo, alla propria storia, oppure in base a quello che è più popolare sulla piattaforma da parte degli altri utenti. Quindi molto spesso su Spotify non consumiamo, non ascoltiamo quello che vorremmo, ascoltiamo quello che ci viene suggerito, che è scelto dagli algoritmi di Spotify. Ci sono 40 milioni di brani, ma la selezione che fa Spotify è molto ridotta. È ridotta a, pensate che soltanto il 2% degli artisti presenti su Spotify genera l'80% di traffico di Spotify. Diciamo che c'è un grosso squilibrio, ecco. C'è un grosso squilibrio che da una parte è comprensibile, nel senso che tutti noi, mediamente, no, parliamo di grandi numeri, Spotify ha 100 milioni di abbonati,
la maggior parte delle persone cercano i contenuti che, come dire, gli artisti più famosi, quelli più mainstream, quindi ci sono alcuni artisti che normalmente, ma c'è anche una selezione a monte che punta, così è come punta con la stessa cosa che fa Netflix, punta a massimizzare le ore di ascolto sulla piattaforma. E lo fa dando a tutti quello che si presume possa piacere un po' a tutti, quindi torna di nuovo il mainstream. Spotify assomiglia molto alla radio, anche se non ce ne rendiamo poco conto. L'unica differenza è che invece di aspettare che la musica passi alla radio e non abbiamo il potere di ascoltare subito cosa vogliamo, con Spotify qualcuno di solito ci suggerisce qualcosa, lo ascoltiamo però quando vogliamo noi. No? Non è tanto il cosa, ma il quando ascoltare che cambia con Spotify rispetto alla radio. Anche Netflix, abbiamo scoperto che nonostante le produzioni Netflix, le produzioni originali Netflix siano soltanto una percentuale minore del catalogo, l'algoritmo di Netflix suggerisce una grande quantità di prodotti Netflix originali, quindi spinge moltissimo a consumare i propri prodotti rispetto a quelli prodotti da altri, perché questo gli permette di ritornare con gli investimenti fatti sui propri film. Quindi c'è come dire, c'è una selezione, un filtro, una personalizzazione dei contenuti che è molto forte. Quindi capite, non c'è neutralità in questo, non è che noi andiamo lì e scegliamo quello che ci pare, e nemmeno quello che abbiamo semplicemente ascoltato negli ultimi tempi. È un mix di algoritmi che analizza in parte quello che noi abbiamo ascoltato, in parte quello che persone con gusti simili ai nostri stanno ascoltando, e in parte quello che queste aziende preferiscono o farci ascoltare o ci spingono a farci ascoltare. Bene, però ecco, noi ad esempio ora stiamo parlando appunto di Spotify, di Netflix, però una cosa di cui va tenuto sicuramente conto è anche la loro difficoltà a studiarle, diciamo, per qualcuno che vuole anche approfondirla anche in un certo senso da dentro, cioè l'accesso al cosiddetto accesso al campo, per rubare un po' un'espressione antropologica. Cioè, quanto è difficile studiare realmente queste piattaforme volendoci entrare dentro o comunque avere dei contatti diretti anche con persone che appunto ci lavorano per avere dei dati certi, perché come abbiamo appena visto, noi prima parlavamo di 2 milioni di utenti Netflix in Italia, però è una cifra che noi abbiamo ricavato da altri dati, non è che c'è stato qualcuno di Netflix che ci ha detto bene, allora gli abbonati in Italia sono 2 milioni. In realtà uno dei grandi problemi è proprio questo, cioè molti le considerano delle black box, no? Parlano di scatole nere di Amazon, Google, Facebook, Netflix come delle grandi scatole nere. Che cos'è una scatola nera? Qualcosa dentro la quale non possiamo guardare, no? Non abbiamo idea di cosa accade dentro. C'è una grande asimmetria di potere in atto fra queste aziende che raccolgono dati su di noi e sanno molte cose su di noi. E noi che sappiamo pochissimi dati, abbiamo pochissima informazione su come funziona la selezione, la personalizzazione dei contenuti su queste piattaforme. Gli algoritmi, il funzionamento di questi algoritmi di selezione, di suggerimento, di raccomandazione di contenuti, è totalmente oscuro, opaco. Non c'è, di fatto non c'è un accesso. Escono ogni tanto alcuni articoli, di giornalisti che sono ammessi ad entrare in azienda soltanto perché si vuole comunicare una certa novità, quindi a scopi un po' promozionali, ma si sa ancora pochissimo di come funzionano queste aziende da dentro. Questo è un problema sia per il giornalismo che per i ricercatori e per chi studia vuole capire come funzionano le industrie culturali, le nuove, queste sono le nuove industrie culturali e effettivamente è un problema. Abbiamo studiato il giornalismo, abbiamo capito in passato come funzionavano i meccanismi di selezione della notizia. Oggi non sappiamo niente sui meccanismi di selezione della musica o dei film nel campo delle nuove industrie culturali. Quindi questo sì che è un problema. È uno dei problemi che vi dicevo, no? Delle conseguenze di questa ascesa delle piattaforme. Questa enorme asimmetria di potere fra
il potere che hanno le piattaforme, perché è un potere che deriva dalla conoscenza che hanno su di noi. Mai nella storia c'è stata un'industria culturale, un'azienda che si occupa di prodotti culturali, che ha saputo raccogliere, che aveva a disposizione così tanti dati e così granulari sui nostri modi di consumare cultura, di desiderare cultura. Non è mai successo che un giornale, una radio, una televisione avesse tutti questi dati a un livello così fine sui propri consumatori, arrivando così con questi dati a prevedere con maggiore probabilità i comportamenti di consumo. Qualcuno dice addirittura che ci stanno automatizzando, cioè stanno rendendo automatici i nostri consumi, perché prevedendo così bene qual è la nostra prossima mossa, qual è il nostro prossimo desiderio di oggetto culturale, ce lo danno, ce lo forniscono, ce lo mettono sotto gli occhi e noi rispondiamo all'input in maniera quasi automatica, no? Come una specie di cane di Pavlov, come un riflesso condizionato. Non è esattamente così, sicuramente abbiamo ancora una certa libertà di cognizione, ma c'è un tentativo di rendere il comportamento di milioni di utenti il più prevedibile possibile attraverso l'analisi dei dati. Bene, io avrei anche una domanda su un tema che, a mio modo di vedere, un po' si ricollega con questa cosa delle piattaforme. Noi prima abbiamo parlato appunto di questo periodo di lockdown, che ovviamente ha generato un aumento del traffico di dati e quindi anche un aumento delle connessioni internet ai server. Quindi, diciamo, questo nuovo capitalismo digitale, quanto può impattare ad esempio nell'ambiente? Perché comunque questi server connessi che lavorano quotidianamente generano comunque un consumo anche di risorse che poi possono impattare anche nell'ambiente. Noi siamo abituati a pensare a queste piattaforme come a un'economia, no? Come alla conseguenza, al tipico esempio di un'economia immateriale, fatta di internet, è qualcosa di intangibile, no? Sembra che non sia come la vecchia fabbrica che produce bulloni. In realtà queste piattaforme si basano su un'economia e su un'infrastruttura tecnologica estremamente materiale. Cavi, lunghissimi chilometri di cavi che percorrono gli oceani, e enormi fabbriche all'interno delle quali sono contenuti computer che servono per far funzionare queste piattaforme. Pensate che Netflix ha centinaia di cosiddette data center, di queste fabbriche di computer, all'interno dei quali, all'interno di questi computer ci sono contenuti tutti i film, tutti i titoli del catalogo, che vengono portati il più possibile vicino ad un paese. Ad esempio in Italia ci sono molti data center sui quali sono replicati i cataloghi di Netflix Italia, per far sì che se da Roma o da Milano o da Firenze facciamo una richiesta per guardare un film, il server più vicino sia il più veloce, no, a mandarmi quel contenuto che stiamo richiedendo. Noi non ce ne accorgiamo perché in pochi secondi parte lo streaming, ma in quel momento c'è stata una richiesta, c'è stato un computer che era posizionato nel data center più vicino, no, che ci invia quel contenuto. Tutto questo ha bisogno di un grande consumo di energia. C'è bisogno di tantissima elettricità, e se aumentano i consumi nel lockdown, noi pensiamo sì, l'aria è pulita, sicuramente ci sono meno macchine in giro, hanno prodotto una diminuzione dell'inquinamento atmosferico, ma sta aumentando il bisogno di energia per alimentare questi data center. Non è un caso, infatti Netflix ed altre piattaforme hanno cominciato ad acquistare fabbriche per mettere i propri computer in Finlandia, in Svezia, nel nord della Scandinavia, perché le temperature del nord mantengono più agevolmente le temperature basse per i computer, quindi c'è bisogno di meno ventilazione rispetto a un ambiente caldo, e quindi si spende meno energia. Loro spendono meno in bolletta elettrica e consumano anche meno. È vero però che la crescita del consumo elettrico di queste piattaforme negli ultimi anni è diventata importante. È un'altra fonte di inquinamento. Finché queste piattaforme non si alimenteranno
tramite energia prodotta da fonti rinnovabili e non inquinanti, questa energia sarà, di cui hanno bisogno per funzionare, un'energia non pulita, che contribuisce. Quindi quando voi ascoltate un disco su Spotify, state inquinando molto di più rispetto a un ascolto tramite vinile, no? Perché in quel momento l'energia che serve per far girare un vinile è minima, l'energia che serve per portare lo stesso disco sul vostro stereo, sul vostro telefono, è invece una quantità di energia molto più alta. Beh, mi sembra. Sì. Volevo aggiungere una cosa che ci siamo dimenticati una delle conseguenze di questo lockdown. Se ci avete fatto caso, Netflix in questi giorni vi ha continuato a inviare notifiche, no? Abbiamo caricato la nuova serie, abbiamo caricato un nuovo film disponibile. Netflix ha bisogno di noi per sopravvivere, ha bisogno della nostra attenzione per continuare a crescere. Il valore finanziario di Netflix, cioè dove guadagna Netflix? Netflix guadagna dal valore delle proprie azioni. E questo permette agli investitori finanziari di investire di più, quindi se cresce il valore delle azioni, aumenta anche il numero degli investitori che vogliono investire in Netflix. E le azioni però crescono soltanto se cresce il numero degli abbonati e se cresce il numero delle ore consumate sulla piattaforma. Nel 2017, sull'account di Twitter ufficiale di Netflix, esce un tweet pubblicato da Netflix, che era molto ironico, ma in realtà racconta molto bene che cos'è Netflix. E in questo tweet c'era scritto: "Il sonno è il mio più grande nemico". No? Per Netflix qual è il nemico alla crescita? Se, non so, il vincolo più grande all'aumento del valore delle azioni di Netflix è il tempo in cui dormiamo, perché nel tempo in cui stiamo dormendo non stiamo consumando, non stiamo guardando una serie. Netflix ha bisogno che noi guardiamo serie, ha bisogno di sviluppare in noi un consumo continuo che sia molto che è molto che è esploso in questi giorni di lockdown, perché soltanto così può crescere. Quindi non è come la BBC che, come dire, ha a cuore il benessere psicofisico e intellettuale dei propri cittadini. Netflix non ha a cuore il benessere dei nostri occhi, della nostra attenzione o del tempo che noi potremmo utilizzare per fare altro, magari facendo un bel pane, imparando a fare il pane al forno. Netflix ha solo bisogno, e cerca così come YouTube, tramite questi algoritmi che vengono perfezionati nel tempo, l'unico obiettivo è quello di farci consumare di più, cioè in qualche modo farci diventare obesi di contenuti audiovisivi, inserirci un po' poi chiaramente siamo liberi di spegnere, no? Tutti diranno, ma sì, ma siamo liberi di spegnere, di non guardare, siamo autonomi, ma siamo autonomi dentro un ambiente che però si restringe, che ci continua continuamente a solleticare con tanti stimoli. Siamo iperstimolati da questo punto di vista. Non abbiamo mai consumato così tanti video come oggi. Non a caso c'è la pubblicità di un'altra piattaforma che è Now TV, che ultimamente sta girando in televisione, dove dice, appunto, se non mi sbaglio, Miriam Leone, dove dice che se non ti piace la spegni. Quindi in un certo senso vogliono anche loro far passare un messaggio di, come dire, di neutralità delle nostre scelte, o comunque, anzi, o meglio, di un'autonomia delle nostre scelte. Cioè, se noi vogliamo smettere di guardare un programma su Netflix, possiamo tranquillamente spegnere e riprenderlo in un altro momento, quando poi in realtà non è affatto così quanto loro hanno bisogno di noi, più di Cioè, quanto noi abbiamo bisogno di loro, ecco, mi in un pare che certo un senso. utente, Pietro Bernardi, ha dato Sì. un'occhiata molto rapidamente, ha dato un'occhiata al titolo delle azioni di Netflix il 16 marzo, che era a 298 punti, e oggi è a 424. Quindi questo incremento è dovuto chiaramente, no, a questo aumento, a questa impennata di abbonati dovuta al lockdown. E loro sperano, chiaramente, una volta che hanno intercettato queste persone che erano a casa e
e non avevano niente da fare, sperano che anche in futuro si continui a consumare così, anche se torneremo al lavoro. Ci sarà una diminuzione chiaramente delle ore consumate se torneremo al lavoro, ma ci sarà anche un'abitudine, no? È un po' come un pusher che cerca di agganciarti a un'abitudine, non quasi ad intossicarti, ma insomma. Netflix non ha a cuore la vostra salute mentale. È vero che guardare tante serie non ha mai ridotto nessuno sul lastrico, non ha mai mandato nessuno all'ospedale, ma non è un problema di occhi, cioè di benessere degli occhi, è un problema di ecosistema dell'attenzione. La nostra attenzione è un bene molto prezioso, spesso non ce ne rendiamo conto. L'attenzione che cos'è? La nostra capacità umana, cognitiva, di mostrare attenzione, appunto, cura nei confronti di qualcuno. Io in questo momento, o lei in questo momento, sta dando attenzione a quello che dico. Qui ci sono i 25 lettori di Manzoni che mi stanno dando attenzione. È un valore enorme questo. Cioè, è molto prezioso. Io devo essere consapevole quasi della sacralità di questa attenzione umana, di persone che cognitivamente stanno facendo uno sforzo per capire qualcun altro. Ora, le industrie culturali storicamente cosa hanno fatto? Hanno costruito un valore commerciale su questa attenzione, dai giornali in poi, no? Ci hanno venduto questa attenzione agli investitori pubblicitari, in cambio di un prodotto a cui noi diamo attenzione. È il tipico modello delle industrie culturali da quando esistono i giornali con la pubblicità, cioè dal 1832. Netflix non è niente di nuovo rispetto a questo, Facebook non è niente di nuovo, si inseriscono in questa lunga storia della monetizzazione dell'attenzione. Ma questa attenzione fa parte del mercato. Il problema è che oggi ci sono tanti più attori di prima che si contendono la nostra attenzione. Arrivano, no? Siamo in un'epoca in cui lo spettacolo è esagerato, cioè ci sono spettacoli ovunque. Adesso Unisiena in diretta, io sono su Instagram, guarda la diretta di Unisiena, Netflix ti ha mandato la notifica, l'amica ti sta facendo un video, c'è un'esplosione, quasi uno tsunami di spettacoli in rete, in streaming che avvengono. Siamo iperstimolati a guardare, guarda qui, tutti che ci tirano per la giacchetta e chiedono la nostra attenzione. Questo sta diventando un problema, è uno stress cognitivo, cioè siamo sottoposti a uno stress di attenzione, tutti vogliono la nostra attenzione. E la maggior parte di questi tutti non è che la vogliono perché sono dei benefattori, la vogliono perché ci vogliono guadagnare sulla nostra attenzione. Magari qualche volta ci danno anche qualcosa di bello e di interessante da guardare in cambio, ma molto spesso il loro unico obiettivo è conquistare la nostra attenzione. Le aziende del 2020 hanno bisogno di conquistare la nostra attenzione, vendono, commerciano in attenzione. Commerciano in dati ed attenzione, trasformano questa attenzione in dati e ci costruiscono un valore. Va benissimo, il problema è che la nostra attenzione, vi dicevamo, è un bene prezioso, è un bene finito, cioè non si moltiplica. Io ho 6 ore di attenzione, oltre a lavorare, dormire, cucinare e andare in bagno, ho un numero limitato di ore che posso dedicare ad ascoltare la mia compagna, ad ascoltare mio figlio, un mio amico al telefono, a fare una telefonata, a guardare un film. Se noi passiamo, come vorrebbe Netflix, tutto il tempo a dare attenzione a Netflix, Instagram e Spotify, il tempo per parlare con qualcuno, per chiamare un amico, per sapere come sta, o anche semplicemente per dedicare ad altre cose, scompare, no? È scomparso già il tempo dedicato alla lettura dei giornali in alcune fasce d'età. Quindi c'è un problema di attenzione. Bene, ora noi siamo quasi in conclusione, però raccolgo una domanda dal pubblico, da Barbara, che ci chiede sostenibilità declinata anche per il digitale, quindi noi abbiamo appunto parlato della sostenibilità poco prima, quindi lei ci chiede se appunto ci sono dei modelli di sostenibilità che possono essere, diciamo, attuati da queste aziende che operano nel digitale. Assolutamente potrebbero, non siamo ancora arrivati a quel livello di consapevolezza. Nessuno di loro, ecco, Facebook e Netflix e Spotify, in questi mesi a tutte queste piattaforme è stato chiesto, ad esempio, di abbassare la qualità della trasmissione
per diminuire il traffico di banda. Sapete che in certi momenti di punta, soprattutto la sera, il traffico internet, la maggior parte del traffico internet è cannibalizzato dai dati, dal traffico dati che va verso queste piattaforme. Quindi immaginando che in questo periodo di lockdown, per lavoro, per tanti altri motivi, aumenta il tempo che passiamo online e che per motivi appunto di lavoro soprattutto, c'era il rischio che queste piattaforme succhiassero troppi dati, troppo traffico, no? E che qualcuno aveva anche ipotizzato che internet come infrastruttura non potesse reggere a questo aumento incredibile di richiesta di dati. In realtà internet ha retto anche grazie al fatto che queste piattaforme hanno deciso di abbassare la propria qualità, quindi di consumare meno dati, e hanno avuto anche un impatto minore a livello energetico. Nessuna di queste aziende ancora ha un piano di sostenibilità, anzi forse sarebbe il compito della società civile richiedere, no? una nuova forma di protesta, uno dei nuovi temi di protesta del movimento Friday for Future non è soltanto quello di chiedere la diminuzione dell'impatto ambientale da parte di riscaldamento, agricoltura e trasporti, ma mettere in questa equazione, considerare, no? E chiedere se milioni di persone, se tutti gli utenti di Facebook o di Netflix chiedono a gran voce di diminuire il proprio impatto ambientale a queste aziende, in cambio magari, no, sottoponendole quasi a uno sciopero degli ascoltatori, a uno sciopero degli utenti, queste sono le nuove forme di conflittualità del XXI secolo. Bene, noi siamo quasi in conclusione di questo appuntamento di Virtual Studio, ma diciamo come ultimo regalo da parte del professore, diciamo alcuni consigli bibliografici. Ecco, diciamo, noi passiamo tanto tempo magari a consumare Netflix o altre piattaforme, però anche un buon libro ci può stare sempre bene in questo periodo, anche più di uno. Rimanendo semplicemente in questo ambito, ci sono tre libri che vi posso consigliare. Uno sulla cosiddetta società di piattaforma, Platform Society, che è stato anche tradotto in italiano, il libro della Josef van Dijk e dei suoi collaboratori. Questo qua, esattamente, bravo, vedo che sei preparato. La Van Dijk doveva anche venire a Siena, ospite del nostro dipartimento, ma come visiting scholar, ma poi è saltato tutto per il Covid. E quello è sicuramente un libro che spiega le dinamiche di questa emergente, lei parla di società sempre più piattaformizzata, dove le relazioni sociali sono sempre più intermediate da piattaforme. Poi vi potrei consigliare un altro libro che ha a che fare invece con Netflix, si chiama Netflix Nations, di Ramon Lobato, che è uno studioso australiano. Anche questo è stato tradotto in italiano recentemente da Minimum Fax e si chiama La geografia di Netflix, ed è appena uscito da qualche mese. E un terzo libro invece non è ancora stato tradotto in italiano, è un libro di alcuni ricercatori svedesi su Spotify e si chiama appunto Spotify Tear Down, pubblicato dal MIT Press. Queste sono, diciamo, tre cose che hanno a che fare con, servono da come approfondimento, se volete, a chi è piaciuto questo tema, per capire un po' di più l'impatto di queste piattaforme nella nostra vita quotidiana. Benissimo, noi siamo giunti in chiusura, se non ci sono proprio delle ultimissime domande in extremis, noi salutiamo e ringraziamo il professor Bonini per questo intervento. E buona serata a tutti e vi ricordo che l'appuntamento è domani, sempre su questi, anzi no, forse mi pare domani avremo una piccola sorpresa, ma ve la diremo a tempo debito, e ci vediamo presto. Virtual Studium continua e con sempre nuovi temi e approfondimenti. Buona serata a tutti. Buona serata a voi.